Maurizio Crosetti, buongiorno. Buongiorno a voi, è un piacere. Benvenuto qui, nel posto delle parole, per raccontare il primo romanzo, Esercizi preparatori alla melodia del mondo. Ricordiamo che Maurizio Crosetti, giornalista, è una delle principali firme del quotidiano La Repubblica e questo è il suo primo romanzo. E su che cosa ha scritto Maurizio Crosetti sulla Repubblica di oggi? No, sulla Repubblica di oggi nulla, perché mi sono preso qualche giorno di vacanza tra il Giro d'Italia e i campionati europei di calcio, quindi diciamo che sono nel momento in cui si mette il caricatore di se stessi, magari esistesse come per i cellulari e per i computer, no? Il caricatore nella rete è per rimettere un po' di energia nel motore. No, quindi da una bella esperienza di racconto giornalistico come il Giro d'Italia, che a detta di tutti è stata veramente una manifestazione bella anche da raccontare, ad altra manifestazione speriamo sia altrimenti bella da raccontare come quella dei campionati europei di calcio. Speriamo che soprattutto non ci sia da raccontare nient'altro se non per l'appunto lo sport, l'agonismo, le gare, le partite. Sappiamo tutti che la Francia ha vissuto un anno terribile per via degli attentati, per la paura e le minacce che subisce, e adesso anche per l'inondazione, gli scioperi. Insomma, è una nazione un po' in difficoltà. Alle volte i grandi eventi possono aiutare o dare il colpo di grazia quando si è in difficoltà, ma io sono convinto che in realtà i francesi riusciranno a superare questo momento e speriamo che lo sport li aiuti. Aiuti tutti noi a ritrovare anche un po' una dimensione e un senso. Una dimensione e un senso anche che possa essere tutto questo un esercizio preparatorio, la melodia del mondo, perché tutti questi esercizi non sono solamente all'interno di un romanzo, ma possiamo essere tutti quanti noi dentro questi esercizi, o un po' questa pretesa, Maurizio Crosetti. Questo romanzo è stato ispirato alla tragedia che tutti quanti conosciamo, ma conosciamo mai abbastanza nel profondo, la tragedia del Bataclan di Parigi, e il pianista che Maurizio Crosetti ci racconta è un pianista che è vissuto veramente, che vive veramente, l'abbiamo visto davanti al Bataclan. Come un dato di cronaca, ma il dato di cronaca a volte, per così dire, nasconde a noi qualche cosa, una storia da raccontare. L'occhio di giornalista e anche di scrittore Maurizio Crosetti ci ha permesso di conoscere in modo altro quest'uomo con il suo pianoforte, e quest'uomo che ci porta attraverso il suo peregrinare, attraverso le sue musiche, a trovare una melodia del mondo. Quindi un romanzo che ci è necessario per trovare anche con queste parole una nostra melodia. Sì, quello che conta secondo me sono proprio gli esercizi preparatori, cioè tutta la fatica, l'impegno, e anche qualche volta anche la sofferenza e la gioia che tutti noi mettiamo nelle cose per raggiungere un obiettivo. La storia del Bataclan è soltanto il punto di partenza, è vero, il pianista esiste, ma il pianista del mio romanzo non è il pianista del Bataclan, è una fotografia che parte da lì, ma poi racconta una storia puramente di invenzione, anche se questa ricerca della melodia del mondo, che è una bella pretesa, riconosco un titolo un po' alto forse, è in realtà una serie di applicazioni, di esercizi nella vita di tutti i giorni, quindi può essere sicuramente trasferito a quello che accade a chiunque abbia un obiettivo, uno scopo, può essere il lavoro, la famiglia, lo sport, non necessariamente in tempo di tragedia, in tempo di dolore, speriamolo almeno. Però nelle tragedie e nel dolore quest'uomo del romanzo, che trascina il suo strumento, va a portare un senso di, se vogliamo, di comprensione, di compassione, o spingiamoci ancora più in alto, un senso di grazia, ecco, perché la grazia in questo libro è veramente qualcosa che accompagna la vita di quest'uomo e il lettore. Sì, direi che la parola compassione mi piace molto, anche perché uno dei temi di questo libro è proprio la funzione consolatrice dell'arte, non soltanto della musica, della letteratura, del teatro, forse allargando un po' il discorso anche della bellezza, no? Sono aiuti in una vita che non è mai facile, per qualcuno
difficile se non difficilissima. Quindi questo pianista va a suonare nei luoghi del dolore, non solo nei luoghi del dolore, ma anche e soprattutto dove è accaduto qualcosa di triste e di collettivamente triste, perché non pensa di poter risolvere nulla, ma di portare per l'appunto un po' di consolazione, sì, un po' di distrazione, una distrazione buona, non quella che fa dimenticare i problemi, ma quella che aiuta forse ad affrontarli con più... Sì, grazie è una bella parola, una parola difficile, però indubbiamente è una delle cose che cerchiamo nel nostro piccolo tutti, no? Trovare quei momenti o quegli equilibri in cui le cose che facciamo ci sembrano un pochino più sensate e un po' meno difficili, un po' meno difficoltose. Cos'è la grazia? Domandai. Il maestro mi guardò. È come quando fai benissimo una cosa senza accorgerti che la stai facendo. Quindi la grazia non è chissà che cosa, però è quel chissà che cosa che dobbiamo fare. Sì, e alla fine non si può neanche definire. È qualcosa che ha a che fare con il talento, ma anche con l'impegno, con la leggerezza, anche all'interno di una grande pesantezza, leggerezza del tocco, l'hanno gli artisti, ma anche i grandi sportivi. Oggi è scomparso Muhammad Ali. Quanta leggerezza in uno degli sport in teoria più pesanti, perché è lo sport dei pugni, no? Lo sport dei muscoli, non a caso si chiamano pesi massimi, quindi cosa c'è di più massimo che non la pesantezza di un gesto così, così forte? In realtà Ali è stato anche un grandissimo ballerino, non solo sul ring, no? E quindi può essere un buon esempio per capire cos'è poi alla fine la grazia. Credo che anche lui non potesse minimamente descriverla. Spesso chi la possiede non sa che cosa sia, però la esercita, e quindi quello che conta è che la mette in pratica, non è un problema di definizione. Ecco, non è un problema di definizione, perché nel momento in cui noi definiamo una cosa, questa cosa poi va ridefinita, è un qualche cosa di continuo. Questo è un libro molto musicale, molto molto musicale, perché giustamente quest'uomo deve esercitarsi parecchio, ma è un libro che vive anche di pause, no? Perché le pause danno anche un po' il senso a tutta quanta la musica. La musica non è un continuo suono, ma in queste cesure c'è anche una storia d'amore tenerissima in questo libro. Sì, diciamo che c'è più che altro una ricerca di qualcosa che risale a molto tempo prima e che è andato forse perduto o forse no, è uno dei motori che spingono uno dei due protagonisti inconsapevolmente, l'altro e l'altra anche, perché poi alla fine non sanno di cercarsi, anche se lui sa di cercare lei e lei non sa di essere cercata. Detto così però sembra un po' Collezione Harmony, in realtà è più complesso, anche perché c'è una terza figura che è quella di un marionettista, e in qualche maniera è un compagno di viaggio, e anche lui con la grazia dei suoi gesti e le sue storie da raccontare in qualche modo contribuisce a riallacciare qualche filo che era sperso, era un po' sbrindellato, ecco. E poi però qualche cosa succede alla fine, quando si avvicina la storia, le due storie parallele, che poi sono tre, si avvicinano poi all'epilogo e al luogo da cui tutto ha inizio, e che, come dicevi tu all'inizio, è il Bataclan. Ecco, il Bataclan, però la musica... non è presente semplicemente per distrarre, no? Come possiamo pensare, quando lui per esempio è in un posto dove c'è guerra di continuo, lui si ostina, per esempio se in Georgia o da un'altra parte, in Afghanistan, no? Lui si chiede a un certo punto se la sua presenza, no? Mentre lui suona, è una forma di anestesia da tutto quello che stanno vivendo le persone che lo stanno guardando. Eh sì, appunto, si chiede se sia un'anestesia o se sia una consolazione, se sia morfina che toglie il dolore, o se sia una sostanza interiore che il dolore non lo cancella ma lo rende più accettabile, ecco. Quindi alla fine non è un'anestesia, anche se qualche volta non bisogna neanche demonizzare il potere diciamo anche un po' anestetico della bellezza. Quando si soffre davvero, c'è tanta gente che viene consolata da un buon libro, nella solitudine, nella tristezza, nel dolore, da un buon film, da un po' di musica che fa bene all'anima, come si dice, no? Quindi direi che c'è anche questo nell'arte, nella bellezza.
credo, poi non è che devo insegnare io che cosa c'è, ma io vedo questo. Ma certo, qui abbiamo diverse cose che ci permettono di avanzare nel pensiero rispetto al nostro stare al mondo, al nostro bisogno di solitudine, come dice a un certo punto, e anche rispetto all'amore. Abbiamo detto poco fa questa storia d'amore, no? È un amore che però non è un amore, diceva poco fa Maurizio Crosetti, ha citato Harmony, qui l'amore sporca anche, perché no? Sì, beh, certamente mette in gioco e richiede anche la capacità di svoltare, di scegliere, anche di abbandonare una strada, cercarne un'altra, insomma è un libro in cui il tema del viaggio, sia quello materiale che forse anche quello interiore, è abbastanza forte, quindi nell'incrocio di tre viaggi si sviluppa questa ricerca, insomma, dell'armonia del mondo, o anche più semplicemente di se stessi, che poi è la stessa cosa, perché alla fine, che poi è sempre la stessa, di noi è un po' il mondo, no? Quindi, che poi è semplicemente la stessa cosa, anche incontrando noi stessi il circo luce, no? Incontrando il teatro piccolo, quello di Juanin, se ricordo bene. Sì, è una delle storie messe in scena dal marionettista, che è un marionettista particolare, perché porta in giro due piccoli teatrini sulla bicicletta, e questi teatrini sono delle scatole, con delle quasi delle scatole magiche. Bisogna accostare gli occhi a queste scatole, i bambini soprattutto, ma anche gli adulti, per vedere come si sviluppano dentro il cilindro queste storie. Che Luce, un nome evocativo, sembra un nome femminile, in realtà è un uomo. E come le mette in scena, e quindi anche in questo c'è un po' di bellezza silenziosa, senza parole, come la musica, i burattini un po' sì, ma insomma neanche tanto, quindi è anche una ricerca di senso, forse più nei gesti che non nelle parole. Quale musica ascolta normalmente Maurizio Crosetti? Ah, io non sono un esperto di pianoforte. Vabbè, ma così per ascoltare. Classica, certamente, sì, Bach, un po' sì, ma non sono né un pianista né uno studioso di pianoforte, e mi piacciono i cantautori italiani, sono un cinquantenne che ha memoria di quel periodo, e quindi sono ancora molto legato alle cantastorie che sentivo da ragazzo e che per fortuna tutti continuiamo a sentire. E qui c'è un cantastorie citato, c'è un cantastorie citato di nome Leonard Cohen con Hallelujah, niente meno. Quindi... Beh, sì, è uno dei brani che il pianista suona o elabora anche nel suo vagare, certo, sì. Maurizio Crosetti, prima di salutarci, qual è il libro che ti fa compagnia in questi giorni? In questi giorni sto leggendo La scuola cattolica di Eraldo Albinati. Di Eraldo Albinati, sì. Ed è un libro monumentale e molto interessante. L'ho scaricato sul Kindle, però, perché se no non è possibile, sono 1500 pagine. Devo portarmelo, voglio portarmelo anche agli europei, quindi sono anche un lettore non solo cartaceo, però certi libri secondo me è così comodo scaricarli e leggerli che poi tanto non cambia né il senso del libro né il senso della lettura. Non cambia nulla, l'importante è che sono sempre parole, grazie ancora del tempo che hai dedicato e grazie anche per la notizia, seppur ferale, della scomparsa di Cassius Clay, Muhammad Ali, che si è spento a quanti anni aveva? 74? 74 anni, sì, ma una malattia, Parkinson, che purtroppo lo accompagnava da decenni e che ne ha condizionato certamente la qualità della vita, ma non il senso, anzi, forse quel senso lì l'ha persino enfatizzata la malattia. L'uomo che, no, che parlava tutte le lingue del mondo senza più parlare quella della propria lingua, della propria bocca, ma continuando a dire a tutti un grande, grande messaggio, alla fine, di libertà, di coerenza. È stato un simbolo, un portatore di diritti, di libertà ben oltre il ring. E noi sappiamo quanto abbiamo bisogno di queste persone che siano dei simboli in quel modo, oggi come oggi. Grazie ancora Maurizio Crosetti, buon lavoro. Grazie a voi di tutto, buona giornata.